Mi limito questa volta ad un excursus con poche citazioni per fornire soltanto degli spunti per mantenere viva l'attenzione e la curiosità di chi mi ascolta, non la noia. Non seguirò un ordine né una cronologia, solo un personale flusso di emozioni. In età contemporanea il termine filelleno si riappropria del significato originale e si coniuga spesso con quello di ellenista. E la visione della Grecia, il rapporto con la Grecia cambia radicalmente nel XX secolo. Gli autori francesi hanno contribuito ad una conoscenza, ad una comprensione più vera, più profonda, complessa e sfaccettata della nazione e della sua cultura. Del resto, il binario è doppio. Molti degli scrittori greci sono, per così dire, passati per o in Francia per essere meglio valorizzati nel loro paese. Nemo profeta in patria. Comincio subito con un esempio. Paul Éluard. Nel 1942 viene pubblicata, poi tradotta nel 1944 da Octave Merlier, direttore dell'Istituto francese di Atene, la raccolta di Angelos Sikelianos, I poemi acritici, il cui titolo evoca l'eroe bizantino di Genis Akritas. Paul Éluard, il più poetico rappresentante della scuola surrealista, impressionato e perfino sconvolto da quelle poesie, scrisse una lettera molto bella a Sikelianos, di cui vi traduco qualche stralcio. In piena occupazione tedesca, ovviamente, in Francia, nella notte estrema contro cui combattevamo, è bastato leggere i vostri poemi acritici per renderci conto che un grandissimo poeta, con la maiuscola aggiungo io, aveva saputo, per riprendere uno dei vostri versi, dare voce alla notte, alla nostra notte. Una voce antica parlava per tutti noi, sconvolgente continuità dell'ellenismo attraverso tre millenni. Canzoni popolari, poesia degli inni ortodossi e dell'epopea bizantina, poesia del cristianesimo primitivo, poesia di un Pindaro, di un Eschilo e di un Omero, ma anche di quel sentimento religioso che ci fa sentire l'attualità degli dei dell'Olimpo e delle religioni misteriche, tanto quanto i miti di Adone e del Cristo. Ecco cosa soltanto la Grecia poteva dare. Ecco cosa ci portate, mio caro Sikelianos, dimostrandovi più un poeta, sempre con la P maiuscola, un uomo con la maiuscola in tutta la forza del termine, padrone del tempo, della chiarezza e di tutti i misteri, padrone della sua forma e del suo contenuto, padrone nel proprio posto del mondo. Uomo di una civiltà assoluta. Piccolo dettaglio, coincidenza, dello stesso anno, il 1942, è la famosissima poesia di Éluard, Liberté. Cambiamo registro. Il controverso Robert Brasillach. La sua opera letteraria è conosciuta, come pure sono conosciute le sue posizioni politiche e il suo impegno pro-tedeschi, ahimè, durante l'occupazione. Ma egli fu un ellenista indiscutibile, autore, tra l'altro, proprio 6 mesi prima della sua condanna a morte, fucilazione per collaborazionismo, di una antologia della poesia greca pubblicata postuma nel 1950. Come conciliare la solida formazione classica di questo colto ellenista con l'occupazione, il governo di Vichy, l'adesione al totalitarismo hitleriano? Forse, e sottolineo forse, l'antitesi è stata originata dalla doppia lettura della Grecia antica, quella totalitaria e quella democratica, a seconda della preferenza data a Sparta o ad Atene, all'Iliade o all'Odissea. Per
essendo stata il primo laboratorio delle esperienze politiche, la Grecia fu un motivo di disunione, di divisione, piuttosto che una patria di unione. Lungi dall'essere occasione di comunione o riconciliazione, la Grecia antica ravvivava, accendeva le dispute e le spaccature del presente. Ma torniamo all'antologia. Per Brasillach, la Grecia è la fonte della giovinezza, la cui acqua dell'immortalità avrebbe il merito di cancellare le rughe e i danni del tempo. L'opera è un inno alla luce greca, un inventario del tesoro comune all'Europa intera, quel tesoro cui hanno attinto nel corso dei secoli i latini, come i francesi, gli inglesi, i tedeschi, gli italiani. Brasillach sottolinea il carattere universale della poesia e del pensiero greco, il che permette ad alcuni di andarvi a cercare l'ordine, ad altri la passione, ad alcuni il sole, ad altri la notte delle iniziazioni. Egli elenca anche i grandi predecessori debitori della Grecia, da Ronsard e Racine a Chénier, da Goethe e Nietzsche a Hölderlin, da Petrarca a D'Annunzio. Ma il merito principale della sua antologia sta nell'originalità e diversità della scelta. Autori conosciuti e poco conosciuti, se non addirittura sconosciuti, ma anche una grande curiosità che lo porta ai confini di quel continente poetico. Egli traduce per esempio gli inni orfici, gli oracoli sibillini, le canzoni popolari, estendendo fino ai secoli del cristianesimo la continuità creatrice della Grecia con Paolo Silenziario e Gregorio Nazianzeno. Le conoscenze e l'erudizione di Brasillach sono sorprendenti. Una sensibilità dalle mille sfaccettature gli permette di presentare con sostanza e leggerezza Sofocle e Licofrone, Pindaro e Sinesio. Questa antologia non è una semplice raccolta, dunque una scelta, ma un'esplorazione di terre e del cuore di testi ignorati e o trascurati. Marguerite Yourcenar. La Grecia, che ha sempre esercitato sugli intellettuali un'attrazione per il passato meraviglioso e raramente una equivalente attrattiva per il suo presente, che riflette perfino ai nostri giorni un'immagine idealizzata nei creatori contemporanei. Marguerite Yourcenar fa eccezione alla regola, perché ha avuto la fortuna o il privilegio di conoscere questo paese mitico in condizioni eccezionali. Il suo primo contatto con la Grecia non è per niente diverso da quello degli altri autori europei. L'ha conosciuta attraverso il mondo dei libri, col fascino della mitologia, con quell'umanesimo che ancora attira lo spirito, infiamma il cuore e calma le inquietudini dei letterati. Ecco perché già a 16 anni compone Le Jardin des Chimères, il giardino delle chimere, un poema dialogato ispirato alla leggenda di Icaro, in cui l'eroe prometeico anela a volare verso Helios, il sole, come un innamorato verso l'essere desiderato, che obbedisce unicamente alla sua passione assoluta, disprezzando i pericoli, affrontando qualsiasi ostacolo, anticipando già le febbri intellettuali di Adriano e Zenone. Verranno poi Le dieux ne sont pas morts, i dei non sono morti, Le diagnostic de l'Europe, la diagnosi dell'Europa, Pindaro. Il mondo greco costituisce per lei, sin dai primi scritti, un essenziale elemento di riferimento, quasi una felice ossessione, non tirannica però, perché le svela dei temi e dei motivi, come confessa nel suo Un pèlerin et un étranger, da pellegrino e straniero. Come si è prodotto nel passato, i romi continueranno indubbiamente a scegliere fra quelle alternative anteriori al loro tempo
quelle che meglio servono d'antidoto ai loro errori, oppure che vanno nel senso delle loro visioni, sentite come sovversive o almeno contestate dalla maggioranza. L'amore per la Grecia non si ferma ai pochi titoli citati, è visibile, percepito, esposto nella maggior parte delle sue opere. Il grande merito della Yourcenar è di non essersi accontentata di conoscere soltanto l'ellenismo antico, ma di essersi interessata ad arricchirlo, a studiarlo attraverso i diversi campi del suo patrimonio culturale. È uno dei rari autori del mondo francofono a interessarsi della Grecia moderna, della Grecia reale, non più fittizia, al presente e non solo al passato, anche se questo passato la trascina, anche se sopravvive ben dissimulato dietro le apparenze della vita contemporanea. L'autrice, ritornata in Europa dall'America nei primi anni 50, affronta un altro ambito della grande letteratura greca, dopo la lirica corale e la tragedia. La poesia soggettiva, dai lirici arcaici fino agli autori dell'antologia palatina. Il suo epistolario testimonia il travaglio affrontato per rendere familiare e fruibile una poesia nella quale, secondo lei, c'è tutta l'esperienza umana, ma che la cultura ufficiale era riluttante ad accogliere. Dal 1951 al 1979 si mette all'opera per far pubblicare una silloge di 44 poesie greche da lei tradotte, La corona e la lira, La corona e la lira. Mi soffermo su quest'opera nel mare magnum della produzione della nostra immensa Marguerite, perché essa rappresenta la vittoria sulle resistenze anche di ordine morale o moralistico, oltre che sulla diffidenza nei confronti di una poesia considerata troppo enigmatica, allusiva e complicata. Riprova che tutte le età della Grecia interessano la Yourcenar, obbligata a difendere soprattutto la sua proposta di includere nell'antologia Epigrammi della Palatina, la raccolta di poesie ellenistiche e tardo antica. Mi piace ricordare che negli anni della guerra si era dedicata anche alla traduzione e allo studio critico del poeta neogreco Cavafis, pubblicato nel 1958, dimostrando una grande capacità di mettersi in consonanza con l'autore. Contemporaneamente la scrittrice, anche in sede civile, non si stanca di raccomandare la difesa dei preziosi rapporti letterari fra la Francia e la Grecia, aiutando e proteggendo gli intellettuali ellenici perseguitati. In quegli stessi anni la Yourcenar esprime anche mature valutazioni sulla Grecia e preziose testimonianze compaiono nell'epistolario. In una lettera indirizzata nel 1946 dall'America al suo editore di Marsiglia, che voleva indurla a riconoscere quanto fosse remota la Grecia dai suoi viaggi giovanili, dai luoghi di residenza attuale, la Yourcenar rispondeva sostenendo che la Grecia non è il luogo fisico né il paesaggio solare della Grecia, ma è una civiltà ereditata e di cui nessuno ci può privare. Aggiunge infatti questa interessante annotazione. Quello che è essenziale si è conservato nel tempo e ci segue, ci accompagna anche nello spazio. Quando vedo le maestose foreste di qui, non posso non pensare alle foreste intorno al santuario di Dodona in Epiro. Quando vedo i piccoli templi protestanti di legno, non posso non pensare che così erano un tempo i templi della Grecia. Quando vedo una biblioteca, una scuola, non posso che pensare che questo è il vero retaggio dei greci. Questa serena puntualizzazione si conclude con il riconoscimento che i greci hanno lasciato una strada aperta in cui si sono innestate tutte le esperienze successive.
La civiltà greca non è stata infatti una civiltà selettiva, riservata a pochi, ma ha saputo accogliere e far lievitare tutto, trasmettendosi nelle forme di una grande letteratura, di una grande arte, di una grande esperienza civile, la democrazia. Mai arroccate nella loro raggiunta perfezione, anzi, stimolo al confronto e alla continuazione. Di questa tradizione, dice audacemente la Jursenar, fanno parte, accanto a Sofocle, Shakespeare e Tolstoi. Solo in questa tradizione inaugurata dai greci, Einstein ha tanto peso quanto ne ha avuto Euclide, quindi bisogna saper vedere attraverso il tempo, cogliere il senso di fermento di questa civiltà che non si è negata ai più, ma ha sempre manifestato la sua duttilità e capacità di estendersi ed espandersi. Proprio per questo, dice Marguerite, se l'umanità è destinata a sopravvivere, la civiltà di domani, come lo fu quella di ieri, sarà evidentemente costruita nel solco tracciato in gran parte dalla Grecia. Nell'epistolario del 54 l'autrice dichiara che chiunque viaggi in Grecia accetta quattro indiscutibili realtà. Prima di tutto che la Grecia è stato un miracolo, un grande evento, anzi addirittura l'unico grande evento dell'umanità. Poi che la sensualità e l'amore per la vita sono caratteristiche di questa civiltà quanto la riflessione e la meditazione. Ma l'equilibrio e la saggezza greca di cui tanto si parla non sono il magro equilibrio nella povera saggezza dei professori. Insomma, quella greca è un'esperienza a due facce che integra tutte le dimensioni dell'uomo. Inoltre, che la civiltà greca è fiorita in quel luogo e in quel clima, quindi il fervore delle passioni e le arditezze della metafisica hanno avuto diretto rapporto, perlomeno nei loro incunaboli, con quelle precise condizioni. E naturalmente la Jursenar conclude con piglio polemico che la storia, l'arte e la letteratura greca sono male insegnate dovunque e da ciò dipende che quegli straordinari valori non siano sufficientemente apprezzati. Vorrei aggiungere che spesso le osservazioni contenute nelle lettere valgono quanto un articolo, un saggio, come ad esempio Pellegrina e straniera che ho citato prima. A chi le chiedeva se il pensiero greco avesse validità assoluta e perenne, la Jursenar rispondeva che i filosofi greci scoprirono ed affermarono quello che tante volte sarebbe stato riscoperto in seguito. Ogni volta che nella storia si attua il recupero di qualcuna di quelle filosofie, o il platonismo, o l'epicureismo edonista, o lo scetticismo pirroniano, o l'ascetismo stoico, le nuove generazioni cercano nelle affermazioni antiche un sostegno, quasi un conforto. A volte, addirittura operano attraverso la provocazione, assumendo quei tratti di pensiero del passato per esprimere un rifiuto del presente, in forme di ribellione conclamate o più sotterranee. L'autrice porta l'esempio del Rinascimento, che senza voler negare il cristianesimo si legittima però nella sua dimensione di nuova religione dell'uomo, proprio appoggiandosi alla concezione antica, rifacendo parlare l'esperienza antica. Un'altra riflessione significativa riguarda il mito della Grecia, su cui mi soffermo in onore del bicentenario della lotta per l'indipendenza. La scrittrice fa notare che la lunga dominazione turca, protrattasi per 5 secoli, aveva devastato la Grecia, non soltanto facendola ripiombare nella condizione selvaggia che forse aveva avuto alle origini, ma anche disperdendo la vita e l'arte. Però, proprio la desolazione introdotta dai barbari aveva dato alla Grecia la possibilità di accogliere entro i suoi confini geografici un paese immaginario, parallelo a quello raffigurato sulle carte. Il paesaggio del sogno,
il luogo in cui si collocano i miti, non deformato dal peso della storia e quindi ancora percorso da fantasmi. Paese, dice la Jursenar, abbastanza esteso perché ci possiamo passeggiare nudi, abbastanza aperto per accogliere tutti, dove cantano i fantasmi del passato. Una interessante verifica sul piano storico consente alla scrittrice di spiegare il suo paradosso e di renderlo credibile. Concludendo con l'affermazione che questo abitare un luogo di sogno e vagare in un paese dell'immaginario è pratica ancora viva nei nostri tempi, sebbene la scettica civiltà moderna si creda ormai affrancata per sempre da questi pesanti retaggi della tradizione. È evidente che, in piena coerenza con questa convinzione, nasceranno le opere particolarmente legate a quella che la Jursenar chiama l'idea mitologica. Non più il mito, ma una sorta di concettualizzazione, di simbolizzazione, quindi un linguaggio evocativo. Cito brevemente solo Grecia e Sicilia, fuochi. E passiamo alla cultura della diaspora con Annie Maïs, il popolo del sale. Con De Grec en Camargue, Chronique d'un exil entre sel et mer, quindi Greci in Camargue, cronaca di un esilio tra sole e mare del 2015, ci tuffiamo nei ricordi. Il libro evoca la vita dei greci partiti dopo la guerra del 1418 dal Dodecaneso, essenzialmente dall'isola di Kalymnos. Allora in preda della miseria a causa di una malattia delle spugne, la cui raccolta costituiva la principale risorsa. Oppure dall'Asia Minore dopo la catastrofe di Smirne del 22, per lavorare nelle saline della Bassa Camargue in condizioni durissime e pericolose per la salute. Questi réfugiés du désastre, questi rifugiati del disastro, a cui bisogna aggiungere i frères arméniens, i fratelli armeni, sfuggiti al genocidio, si sono ricostruiti attraverso una cultura del sale. Il popolo del sale fu assunto a Salins de Giraud dalla compagnia Pechiney Solvay, che sfruttava l'acqua del mare per il sale e per le sue componenti chimiche. Il lavoro era molto duro, la disciplina ferrea, ma in cambio i dipendenti erano assistiti dalla compagnia che, col suo capitalismo paternalistico, permetteva gratuitamente ai loro figli di praticare tutti gli sport, compreso il tennis, partire in colonia per le vacanze, assicurare un lavoro di padre in figlio. La diaspora greca è stata oggetto solo di qualche articolo e nessun libro di fondo, diversamente dalle altre comunità che hanno popolato la Francia. Il libro colma in parte questa lacuna e ci restituisce la loro vita, insieme rude e calorosa, quella parte della loro storia conosciuta poco e male, minacciata dall'oblio, senza però tralasciare il presente dei loro discendenti, i quali hanno mantenuto l'ellenismo nel primo significato della parola, quindi grecità, conservando la lingua, la religione, la cucina, la danza dei loro padri, come pure i legami forti con l'isola o la terra di origine, e rivendicando la doppia identità camarghese e greca. La lezione che questi salinai greci ci danno è la formidabile capacità degli uomini di ricostruirsi in un ambiente che non era il loro, di adottarne i valori, di integrarsi pienamente senza dimenticare da dove vengono, né di rinunciare a trasmettere quella parte straniera che è loro propria. Cosa c'è di più toccante di un lavoro che opera con il mare, il sole e il vento per produrre quell'oro bianco indispensabile agli uomini sin dall'antichità?
In Camargue fu il mare ad essere determinante per fissarvi i greci venuti a raccogliere il sale dopo aver frugato, setacciato il suo ventre alla ricerca delle spugne. Lungi dall'essere uno studio teorico, sociologico, Annie Meillis, docente, storica e critica letteraria nata a Salins de Giraud, ovviamente di origine greca, nel 1949, offre una cronaca viva di un gruppo umano originale, sia per le provenienze diverse, dodecaneso e Asia Minore, e la qualità dei suoi membri, principalmente pescatori di spugne, abbiamo detto, sia rappresentativo di ogni esilio, con le sue sofferenze e le sue felicità. Questo libro è destinato a un pubblico diversificato, non solo greco, e può essere scorso liberamente saltando da un capitolo all'altro. Inoltre è abbondantemente illustrato perché l'autrice ha voluto incarnare, personificare quei destini e dare vita al territorio così come agli uomini. Le foto di Carl Nodot restituiscono un Salins de Giraud degli inizi del XX secolo. E quelle splendide di Dimitri Arissiadis, l'isola di Kalymnos nel 1950. Le foto del presente ci consentono di cogliere meglio le mutazioni e le evoluzioni. Claude Tesson e la giovane Marie-Lise Costantinopoli si sono dedicati a catturarle attraverso i paesaggi o i visi dei greci di ogni generazione. In più, la Maïlys ha realizzato insieme al figlio, Thomas Gaillard, un film documentario facilmente reperibile su YouTube di testimonianze sugli episodi camarghesi che tanto le stanno al cuore. E andiamo a Michel Déon e le sue Pages grecques del 1996. Scrittore, giornalista, saggista, accademico di Francia nel 1978, dal 1950 inizia quella vita di viaggiatore che nutrirà costantemente la sua opera. Di lui si ricorda il legame con l'Irlanda, ma prima è venuta la Grecia, il suo altro paese del cuore, che gli ispirò due opere. Le Balcons de Spetzé nel 1961 e le Rendezvous de Patmos del 1965, riunite nel 1996 nel volume di cui parlo, che comprende anche l'inedito Spetzé Revisité. È un diario di viaggio, una serie di racconti descrittivi molto vivaci sia nei paesaggi che nelle situazioni quotidiane. Da Spetzé a Patmos, passando per Rodi, Corfù, Mitilene, Skyros, Paros, Antiparos, Naxos, Cipro, Idra, Kalymnos e Leros, in una trentina d'anni ho riunito una corona di storie, di caratteri, di ricordi, che evocano il profumo di queste isole e la loro seduzione, ma anche la loro tristezza, la loro solitudine e il loro degrado. Degli uomini abitano quei luoghi privilegiati. L'esistenza non ne ha sempre fatto degli agnellini, e da Ulisse a Teseo sappiamo che i greci hanno molte verità, ma ciò che è in discussione non è la loro sincerità e la loro doppia appartenenza. All'Occidente per il gusto e perché gli hanno dato una civiltà, all'Oriente per natura e perché la geografia li obbliga. Michel Déon è un narratore senza pari, la sua prosa è semplice e bella, ci permette di chiudere gli occhi e vivere il calore, respirare i profumi, gli odori, il vento, sedersi in un piccolo caffè di fronte a un porticciolo, condividere sentimenti e sorrisi, ma anche l'atmosfera effervescente della capitale. L'autore ci trasmette sempre l'amore che la Grecia gli ispira. Ho soprattutto vissuto la Grecia quotidiana, quella che vive, mangia, beve, canta, danza, pena, soffre e un giorno muore, passando dal riso al pianto così velocemente come passa dal pianto al riso.
lì, più che in nessun altro posto del mondo, sono maturato, ha dichiarato Michel Déon ogni volta che ha parlato della Grecia. Questo libro ha il pregio di essere letto, poter essere letto secondo le proprie voglie o umori. Scegliere un capitolo, una pagina, un giorno di questo diario per poi riprenderlo dopo un po' di tempo. Il piacere resta lo stesso. Ora parlo di François Augierat, da scoprire. Disegnatore, scrittore, attore ambulante in gioventù, ha avuto una vita movimentata e sofferta. Avventuriero autodidatta e atipico, nomade ispirato, ha realizzato un'opera pittorica e letteraria unica e non classificabile, restando una delle figure più affascinanti e scandalose della letteratura dell'epoca e suscitando l'entusiasmo di intellettuali del calibro di André Gide, Marguerite Yourcenar e Yves Bonnefoy. La sua prima opera del 1949, Le vieillard et l'enfant, il vecchio e il bambino, ispirato da un triste episodio della sua adolescenza, fu abusato sessualmente da suo zio, militare coloniale nel Sahara, attira l'attenzione di André Gide, che incontrerà poco prima che morisse. Solitario e ribelle, Augierat moltiplica i viaggi. Dopo l'Algeria percorre la Grecia e si ritira per lunghi periodi sul monte Athos. Numerosi viaggiatori hanno raccontato il loro viaggio sul monte Athos, da Pierre Bellon nel XVI secolo a Jacques Lacarrière. Ma diversamente da loro, Augierat non aveva nessuna formazione classica, avendo lasciato la scuola a 13 anni per seguire dei corsi di disegno. La Grecia è una scelta libera, volontaria e un viaggio sul Monte Athos, Un voyage au Mont Athos, pubblicato nel 1970, descritto come un soggiorno nel paese degli spiriti secondo la più stretta ortodossia buddista e pitagorica, è il racconto di una doppia iniziazione, mistica e sensuale, per citare Battiato. Nel 1956 si imbarca per Creta, di cui sogna di scoprire gli affreschi e le rovine. La bruttezza di Eraclion lo fa fuggire e, nonostante la sua diffidenza per il clero, è preso da un'intuizione decisiva, una deliziosa angoscia, angoisse délicieuse. Levare l'ancora, lever l'ancre, e vogare verso la penisola dai monasteri tenacemente abbarbicati sulle cime dei monti come il Potala sul tetto del mondo. Pensavo allora al Monte Athos dicendomi che i monasteri ancora vivi del cristianesimo sarebbero stati più interessanti delle rovine, anche le più ammirevoli che amavo. Niente è paragonabile al Monte Athos. È l'ultimo santuario dell'Occidente, Tibet dell'Europa. I monaci vi vivono soli. Nonostante il suo disprezzo per il cristianesimo, Augierat soggiorna presso i monaci ortodossi, andando da un monastero all'altro sul Monte Sacro. Ritrova la sua identità e poco a poco prende coscienza del suo vero io, approfondendo l'esperienza della spiritualità e della vita mistica sotto il profilo della sensualità. Sì, perché per lui il piacere fisico costituisce il metodo per eccellenza per raggiungere la purificazione dell'anima. Rifiutando di tornare tra i mortali, egli si ritira addirittura nella zona delle caverne degli eremiti, dove finalmente accede a quello stato puro che l'Occidente chiama Dio e che Augierat chiama la claire lumière primordiale, la chiara luce primordiale che illumina i segreti della natura così come i misteri dell'anima.
fin dal primo contatto con l'immenso tridente virile, dove gli eremiti da secoli vivono e muoiono in antri rocciosi, egli ha la sensazione di aver già frequentato quei luoghi che gli sembrano più vicini all'India e che alla Grecia, ai paesi arabi piuttosto che alla Grecia. Ne ama i Dedali, le cupole bizantine, dagli affreschi anneriti, dal fumo dei ceri, i monti di marmo bianco con i loro paradisi di uccelli e tori semiselvatici. Ne teme solo i serpenti, di cui alcuni sono giganteschi al punto di essere elevati al rango di divinità. Racconta le liturgie notturne che celebrano con incenso, urla, musiche di una malinconia indicibile, il martirio dei fanciulli davanti ai fraticelli dagli sguardi appassionati, dai lunghi capelli da ragazza, i canti terribili quasi arabi, il gregoriano nella sua purezza primitiva, selvaggia e voluttuosa. Evoca le colonne di oro compatto contenute in pozzi profondi al centro dei sotterranei. Quei bottini inestimabili accumulati nei secoli, quegli accumuli enormi che sprigionerebbero radiazioni capaci di trasformare lo spirito, lo affascinano ed egli allude ad altre influenze simili, ai luoghi auriferi dove si sviluppano e si mantengono grandi eresie, in particolare ai catari, ad alcune devianze del tantrismo in India e agli oltraggi precolombiani. Egli spinge la sua curiosità per arrivare all'origine arcaica orientale e precristiana delle tradizioni conservate intatte lontano dal mondo, quelle dei pitagorici, dei buddisti e gli antichi misteri ripresi dai templari. All'archivista che lo faceva accedere alle meraviglie occulte dei monaci dice: «Essi hanno una tradizione segreta che ho finito col conoscere e col supporre bene apparentata a quella dei templari in Occidente, comunque assolutamente ostili all'ascesi, alla perfezione cristiana». Durante gli uffici notturni, le candele che accendono e spengono rappresentano gli astri della notte, il movimento delle costellazioni, lo scintillio delle nebulose. Si credono già morti. Propositi vestiti senza dubbio di una forte poesia. Molte opere di Ogiras, tra cui interessanti raccolte di corrispondenza, sono state pubblicate postume e, oltre ai suoi libri, un affresco spirituale che ha radici nella vita stessa, come osserva Serge Sanchez, uno dei suoi biografi, esiste un insieme di quadri e disegni ancora poco conosciuti. François Ogiras appartiene a quegli spiriti liberati dalle contingenze che forgiano i propri limiti e la cui opera si crea fuori da tutte le mode e da tutti i dogmi. Cito en passant Paul Valéry, il poeta della Pizia e di Eupalinos, Jean Genot, autore della Nascita dell'Odissea, che vede nella sua Provenza natale un'altra Grecia, come in Noè. Ci sono dei piccoli posti deserti in cui, non appena arrivo in piena estate, col sole a picco, Edipo, gli occhi crepati, appare su una porta e si mette a urlare. Perché quando si cerca nella letteratura francese contemporanea, troviamo scrittori il cui orizzonte è quello mediterraneo e non pensiamo all'assoluta diversità, originalità della visione e del sentire la Grecia di Julien Green. Nato a Parigi, ma figlio di americani, primo straniero ad essere eletto nel 1971 all'Académie française, non ha mai preso la cittadinanza francese, ed uno dei rari autori pubblicati nella collezione della Pléiade mentre è ancora in vita. Aggiungo che è anche ancora studiato a scuola. Un sogno di Grecia pervade tutta l'opera di Green. Questo sogno è profondamente associato a quello del Sud,
come può esserlo la memoria di due mondi sommersi. Sogno associato alla scrittura, come nel suo strabiliante Dionysos ou la chasse aventureuse, Dionysos o la caccia avventurosa, un poema in prosa scritto al rientro in Francia, scrittura del desiderio mescolata a quella di mondi scomparsi, testo di gioventù 1922, pubblicato in vecchiaia 1994. Al centro di questo sogno si staglia l'imponente facciata da tempio greco dell'Università della Virginia, scrigno di cultura, conservatorio della Grecia, da lui frequentata per 3 anni alla fine della Prima Guerra Mondiale, suo primo rientro negli Stati Uniti. Quindi per Green il Sud è la Grecia d'America. E se le vestigia della Grecia antica, splendido scenario di una civiltà fulminata, gli parlano ancora, è perché esse evocano il mondo del sud che esiste ormai solo nella memoria del romanziere. Così l'opera di Green ha cercato di resuscitare la Grecia, modello di perfezione, prima di passarla al secondo posto dietro la luce del Cristo. Il punto di partenza del poema è la storia delle 10 vergini del Vangelo di San Matteo. Ma progressivamente nel testo le divinità evocate sono quelle di Atene, Apollo, Pan, Dioniso. Un dio era uscito dalle fiamme, era terribile. La sua bellezza sembrava più terrificante della più abietta deformità. Si tremava all'idea che le sue labbra si aprissero, perché gli dèi non parlano invano e le parole che pronunciano possono uccidere come giavellotti e frecce. Fremendo ci si augurava che rimanesse immobile e silenzioso. Era nudo, ma la sua nudità era simile a una veste che copre le spalle cadendo fino a terra, perché essa spaventava i mortali. E non la si osava contemplare. Era Dionisos. Le vergini maledicono il dio ebreo, dio triste. Alla fine, una delle vergini si offrirà alla divinità da cui è attratta, da cui le parole di Dionisos: uccidi, o fiamma, il più triste degli dèi. Molto spesso in Jeunes années, gli anni giovani del 1984, Green offre le chiavi di lettura. Questa storia non era forse la mia storia? Non avrei potuto seguire Cristo. Non essendo riuscito ad unirmi agli invitati del Signore, mi ero lanciato all'inseguimento del mondo e dei suoi falsi dèi, di cui Dionysos era il simbolo. Il poema in prosa è anche un inno alla bellezza e all'anatomia antica. Dionisos ha preso ad Apollo e Adone tutte le seduzioni fisiche. Nel suo journal, il suo diario dal 1993 al 96, Green non esita a giustificare la ricerca del Dio sconosciuto. In quella sensualità c'è della religione. Sono inscindibili, Dio è anche uomo e non può condannare ciò che ha creato. La Grecia, sud mitico, nella sua opera si trasforma in un'altra Grecia, cioè la sua Grecia è un prodotto del suo immaginario, a tal punto che quando va in Grecia lo scrittore cerca di confrontare i luoghi con i volti della sua Grecia immaginari, riconoscendo che la Grecia geografica in qualche modo non ha nessun rapporto con la Grecia ideale che portavo in me a 20 anni e che è diventata, come quella di Elderin, una Grecia che non è mai esistita. Green, in pratica, scopre la Grecia reale solo nel 1976,
a 76 anni, come se avesse avuto paura di farlo troppo presto, come se non avesse voluto confrontare il suo sogno con la realtà. Soltanto l'Acropoli lo fa ritornare al suo sogno di Grecia. Durante tutta la mia giovinezza ho pensato alla Grecia come a una patria e un po' di ciò mi è tornato in mente vedendo le colonne che per me restano le più belle del mondo. Qui la perfezione è inimitabile, la leggerezza aerea dei pilastri enormi è un miracolo che non si ripeterà mai. Non si può toccare quella pietra che sembra viva come un corpo senza un sentimento di venerazione quasi religiosa. Ho desiderato troppo mettere piede in questa terra quando avevo 18 anni e ora che è sotto i miei piedi cerco inutilmente di recuperare i miei sogni di allora. Cosa mi aspettavo? Non lo so, ma tutte queste rovine, per quanto siano belle, mi appaiono come le macerie di una magnifica visione distrutta. Ciò che temeva il viaggiatore è avvenuto. Si trova davanti a delle rovine, non davanti al suo sogno giovanile. A quella antichità in pezzi, Green preferisce la Grecia delle minuscole cappelle bizantine, dove ci si ritrova nel mondo delle icone e del silenzio, rifugi della fede antica che seguono il filo di una meditazione millenaria. La scelta tra la Grecia classica e quella di Bisanzio è fatta. Se Dionisos conduceva dal Vangelo agli dei greci, altri testi di Green fanno il percorso inverso, da Atene a Gerusalemme. In particolare, en avant par-dessus les tombes, avanti sopra le tombe, dal suo ultimo diario, dal suo ultimo journal 1996-97, straordinario perché scritto da un uomo di 97 anni, da Atene a Gerusalemme è in un certo senso il cammino dell'opera di Green. Cristo non è greco, bisogna superare Atene e restituire alla Grecia il suo posto nella geografia profonda dell'opera. Andare verso Gerusalemme, verso un altro sud, ancora più a sud, verso una luce che per Green è più viva. Grazie e chiedo scusa per qualche impappinamento. No, non ho dimenticato Jacques Lacarrière, il più greco degli autori francesi contemporanei, merita un discorso a parte. Quindi vi dico arrivederci al prossimo video.